I campionati di terza categoria che avevano già. Buongiorno e buona domenica da Sede Rocco Riccio di Giri Falco, partita valida per il campionato di terza categoria per la tredicesima giornata. Si siederanno oggi US Giri Falco e Longobardi. Giri Falco posizionato in settima posizione in classifica a pari punti con l'ottava in classifica per Longobardi. Chi vince scavalca il Curinga e va al sesto posto. Dobbiamo leggere subito le formazioni. Allora, per il Giri Falco in porta Petitto, difesa a 4 con Pallaria Cristian, Pallaria Michael, Riccio, Cimino, centrocampo formato da Marinaro, Migliaccio e Palaia, poi il tridente d'attacco Zaccaria, Cannetto e Cristofano. Per invece il Longobardi in porta Rito, difesa formata a 3 con Furgiuele, Aloe e Amato, centrocampo a 4 con Convorti, Sainz, Garritano, Pascale, trequartista Spina a supportare le due punte Porco e Sorrentino. Il Ponte, il Giri Falco riduce da un pareggio esterno a Pianopoli contro l'Escalibur, seconda in classifica 1-1, mentre il Longobardi riduce da un pareggio casalingo per il risultato di 2-2 contro il Belvedere. Tutto pronto allora dal Rocco Riccio di Giri Falco. Comincia Longobardi US Giri Falco con il primo possesso del Longobardi con Sainz per Aloe. Garritano scambio poi con Aloe, allontana